Questo video Luca non ci sarà perché ha mangiato troppo sushi e quindi è in bagno a cagare e penso che per un po' sarà chiuso lì dentro. Non so se mai ne uscirà vivo. Vabbè, ci siamo noi, meglio noi. Ciao a tutti! Allora, Luca Ranzani, una persona fantastica, una persona piena d'amore, una persona onesta, sensibile, sempre col sorriso sulle labbra, è una persona... secondo me è più bella del mondo, non perché è il mio ragazzo, ma per il semplice fatto che è una persona con dei sani principi, con dei criteri giusti e sa cosa vuole veramente dalla vita. È una persona... non ci sono parole per descriverlo. Lo conosco da 4 mesi e sono felice di averlo conosciuto. Sono felice che è entrato a fare parte della mia vita. E niente, non c'è cosa più bella che averlo a fianco, ecco. È una persona che ti sa dare ascolto, ti dà ascolto, ti sa dare consiglio, sa darti giuste motivazioni, giuste spiegazioni. Se hai qualche dubbio è la persona giusta a cui andarlo a esporre. E niente, è l'amore mio. E questo è Luca Ranzani. Mi raccomando, spolliciate. E niente, un bacio. Ciao ciao. Luca è un grandissimo cretino, però è anche una grande persona. È una persona che può sembrare fredda, distaccata, egoista, se non lo conosci. Ma se ti prende a cuore, è una persona che ti dimostra tutto il bene che ti vuole e non con semplici parole, ma te lo dimostra con me sempre. Mi è molto vicino in qualsiasi momento, è una persona con cui so che posso parlare di tutto, che non giudica, ma che cerca di capire e mi consiglia. È una persona che veramente mi fido e lui capisce, mi capisce al volo. Capisce quando c'è qualcosa che non va e dopo magari dà una semplice risposta di un messaggio e magari anche dopo una giornata di lavoro dove è stanco prende e corre, viene da me anche solo per sentirmi parlare, per sentirmi sfogare e mi fa ridere perché è un deficiente, quindi quello lo sa fare bene. Però è una grande persona e sono orgogliosa dell'amicizia che c'è tra me e lui. Nonostante ci siano mille litigi, mille incomprensioni e tante di quelle volte che ci manderemo a fanculo, però c'è sempre grande rispetto, perché guai, mi ha sempre portato a rispetto, non mi ha mai mancato di rispetto. Quindi Luca, approfittane, perché non te lo dirò mai più, ma ti voglio bene, sei una grande persona, continua così che vai alla grande. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Io sono Greta. Io sono Arianna. Niente, ci è stato chiesto dalla regia di fare un video sul nostro amicone Luca Ranzani, di cosa pensiamo su di lui. E niente. Io penso sia un coglione. Secondo me è un bastardo. Anche testa di cazzo. Cioè, io guarda, è una persona che sconsiglierei di conoscere a una tutti. Brutta persona, guarda, cioè, zero. Lui non crede in Babbo Natale, rendetevene conto, cioè. Che brutta persona. Mamma mia. Cioè, ha detto proprio così alla random. No, dai, a parte gli scherzi. Allora, fondamentalmente Luca è una persona speciale perché è sempre presente in qualsiasi cosa ed è sempre pronto a esserci per tutti in qualsiasi momento, nonostante ovviamente ognuno nella sua vita ha propri problemi. E niente, per me fondamentalmente io lo conosco poco perché è da poco che esco con loro e soprattutto con lui, però nonostante il poco tempo è sempre riuscito, si è sempre stato in grado di starmi accanto nonostante il fatto che ci conoscessimo poco. Beh, fa niente. Fa niente, primo video, ragazzi, ci sta. Dai.
Vabbè. Gioca le emozioni. Tuo amicone Luca? Niente, lui è il mio amicone, lo conosco da ormai tantissimi anni, anche troppi. No, all'inizio non eravamo molto amici, anzi ci stavamo anche sulle palle. E mentre adesso, niente, siamo davvero davvero tanto amici. E gli voglio un gran bene, un bene infinito. Penso sia una persona che tutti dovrebbero conoscere, o comunque un amico che tutti dovrebbero avere nella propria vita. Che serve nella vita di tutti, perché sì, è proprio una persona avere. Fenomenale. Perché comunque lui c'è sempre e... cioè anche con le battute più stupide a lui gli escono così proprio spontaneamente, ma cioè anche quelle che fanno cagare, però il modo in cui le dice ti fa venire da ridere. A te, tu ridi, cioè no, con lui non puoi non ridere. Anche con la mamma della Greta, stupidate, ormai... cioè ormai conosce ormai... anche le mamme o acquista sempre le mamme, capito? Lui, cioè è un farfallone, dai. No, dai, così no, hai detto così è brutto, però. No, 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 ovviamente poi Martina si incazza, no, no. Non in quel senso. Ragazzi, nel senso che comunque è amico di tutti, è amico di cioè... tutti, e nonostante non gli va molto genio, comunque c'è in qualsiasi modo di farti spuntare un sorriso, nonostante magari non sia la sua persona preferita o non sia una sua amica o cose del genere. Sì, c'è sempre per tutti, più o meno, sì. Se non sei sua amica, mica tanto, però. No, vabbè, nel senso, comunque la compagnia, magari c'è una persona con cui è legato di meno, però... Ah, beh, quello sì, quello sicuramente. Ovvio, sì. Se io ti vedo per strada e stai piangendo, mi faccio i cazzi miei, non è che ti venga a chiedere qualcosa. Ma non si fa così, però! Va in culo pure tu. Beh. Niente, allora, Luca, sei un... Sei un bomber, di cazzo, però cioè... ti vogliamo bene. Vogliamo tanto bene! Ciao a tutti! Ciao belli! Tanti mi piace, mi raccomando! Seguiteci! E seguite lui sì, noi lo aiutiamo e basta, lo aiutiamo, però aiutiamo. Ciao belli, ciao. Mamma mia che flash, allora non mi si vede comunque. Se dovessi riscrivere Luca Ranzani con una parola direi amico. Il mio migliore amico praticamente da 5 anni quasi, e l'ho visto praticamente nascere con questa nuova esperienza che sta facendo e che sta portando avanti con tanto successo, e gli voglio un gran bene ed è sempre disponibile, è stato sempre molto affettuoso con me e nulla, io gli auguro di andare avanti, di avere successo e... non mi dimenticherò mai di lui, perché è veramente la persona più importante che ho conosciuto fino ad ora. Quindi un bacio. Ciao.